Lei sarà soddisfatto del pareggio, anche se il Teramo nel secondo tempo probabilmente non è piaciuto? Sì, nel senso che poi alla fine bisogna prenderci sempre quello che ci dobbiamo prendere. Io ho una mia teoria, certo, con l'età non è che si può cambiare, anzi. Credo che sia anche quella, non la più giusta, perché non c'è niente di giusto e di sbagliato, ma credo che sia così, che è il mio modo di pensare, e che poi alla fine dobbiamo prenderci quello che ci dà il campo. E il campo ci ha dato questo pareggio, che è frutto di tante opinioni, di tante situazioni da analizzare. Tutti siamo bravi a analizzarle, anche io con i ragazzi dobbiamo analizzarle, con lo staff. Però il risultato è questo, la partita è stata questa, e il tabellone dice 2-2. Vantaggio, svantaggio, rimonta, gol particolari, insomma, questo qui è quello che dobbiamo analizzare, però pensiamo a lavorare, e come ho detto prima, e ripeto che noi, come ho detto anche in conferenza ieri, noi abbiamo l'esigenza di diventare squadra, e questa esigenza dobbiamo farlo più in fretta possibile, perché essere squadra vuol dire tante cose. Però nel secondo tempo l'inserimento di Gelli vi ha messo in difficoltà, è inutile negarlo, probabilmente poteva essere apportato qualche correttivo prima. Ma ci ha messo in difficoltà? No, era lo stesso, no, voglio dire, non credo che sia stato Gelli che ci ha messo in difficoltà, o l'atteggiamento di Gelli, perché aveva lo stesso atteggiamento tattico, ecco, questa è una cosa che poi bisogna andare ad analizzare, ma aveva lo stesso atteggiamento tattico di Giorgione, con caratteristiche quasi simili, quindi non cambiava nulla dal punto di vista della disposizione, della dislocazione in campo dei calciatori, quindi sempre con avevano sempre tre difensori, quattro centrocampisti, due esterni, due interni, un trequartista e due punti, sono rimasti sempre così per tutta la partita, e quindi non è una questione di atteggiamento tattico o tecnico, non lo so. Credo che abbiamo preso, mi sembra il primo gol su una punizione da centrocampo, messa a battuta veloce, e noi questo è stato, sì, è già la seconda volta che prendiamo gol. Ha parlato col presidente Campitelli? Sì, è venuto lì, sì. Che l'ha detto? Era soddisfatto? Ma il presidente è, oltre che il proprietario della squadra, è il primo tifoso, quindi come tutti i tifosi la vive con un'enfasi particolare. È da apprezzare, anzi, questo.